Prendiamo la linea con la telecamera di Andrea Berardinelli dal Paladin Martin di Montesilvano e accanto a noi c'è proprio il sindaco Ottavio De Martinis, Paladin Martin, dove sta andando avanti la campagna vaccinale per il personale scolastico della provincia di Pescara. Ma di questo parleremo tra poco, perché vogliamo aprire questo collegamento proprio parlando del bollettino sanitario di questo lunedì 8 marzo 2021. E allora diciamo subito che oggi la percentuale dei positivi è di 2,8%, i positivi sono 270 in più su un totale di 9.676 test, di cui 3.524 tamponi molecolari e 6.152 tamponi rapidi. 273 nuovi positivi di oggi, che hanno un'età compresa tra 2 mesi e 95 anni, sono così suddivisi tra le varie province. In provincia di Chieti più 96, in quella di Teramo più 54, in provincia dell'Aquila più 51, in provincia di Pescara più 39 nuovi positivi. Va aggiornato purtroppo anche il bollettino dei deceduti, che oggi fa registrare più 12, portando quindi il totale dei decessi a 1813, di età compresa ai 12 di oggi, tra 71 e 95 anni. Ci sono 5 decessi che tra l'altro risalgono ai giorni scorsi, ma che sono stati comunicati soltanto oggi dalle ASL. I dimessi guariti sono 379 in più per questa giornata. Poi per quel che concerne i ricoveri ospedalieri, si contano più 22 ricoveri in ospedale, il totale di 665 posti letto occupati, e nelle terapie intensive il numero è invariato, 84, cioè con 3 nuovi ricoveri. Le persone invece che sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL sono in tutto 12.695 e il dato di oggi fa registrare un meno 143. Questo è in sintesi il bollettino di oggi. Per tutti i dettagli vi rimando al nostro sito internet www.rete8.it, con l'articolo specifico proprio e dettagliato nella sezione approfondimenti del nostro sito. Ma ritorniamo invece all'argomento iniziale di questo collegamento, perché con il sindaco De Martinis vorremmo ritornare sulla questione della gestione della campagna vaccinale per il personale scolastico in provincia di Pescara, che oggi è stata anche oggetto di un vertice che si è tenuto tra la ASL di Pescara e il comune di Montesilvano. Tra le questioni insomma da dirimere c'era anche questo giallo dei furbetti del vaccino, che in sostanza è una discrepanza di numeri tra gli aventi diritto al vaccino e le persone che si sono effettivamente prenotate per il vaccino. Allora, sindaco, l'ASL di Pescara ha attivato i carabinieri NAS di Pescara per cercare di capirci qualcosa in più. Oggi sono venuti NAS e che cosa è emerso? Sì, abbiamo ragionato insieme appunto questa ipotesi relativa alla quale era causa di prenotazione da parte di non aventi diritto il numero esorbitante in più di vaccinazioni da effettuare alla luce delle 6.000 iniziali. Siamo arrivati solo per questa settimana a 7.008, i numeri sono in aumento. Tutto questo era sembrato anomalo e si era ragionato il perché appunto di quale potesse essere la causa. In realtà in buona parte è rientrata questo dubbio, perché poi parlando con il responsabile a livello regionale Maurizio Brucchi oggi ho avuto insomma indicazione relativamente alla quale anche delle persone che svolgono dei servizi all'interno delle scuole, parlo ad esempio di coloro che sporzionano all'interno delle mense, quanto quelli che seguono il trasporto dei ragazzi, avessero diritto, e quindi probabilmente questo è il motivo per il quale i numeri sono così alti. È evidente però che c'è qualche dubbio resta ancora relativamente al fatto che poi sono arrivate delle richieste anche strane al nostro comune, quali quelle di rappresentanti del Consiglio d'Istituto, quindi genitori che pensavano che rivestendo tale ruolo potessero in qualche modo avessero diritto. Ecco, e su questi elementi si sta ragionando, quello che invece è emerso nella giornata di oggi, la novità, è che i numeri comunque sono tanti, ma noi abbiamo ragionato la possibilità di portare avanti una vaccinazione a 360 gradi e quindi coprire anche tutte queste figure, e quindi siamo pronti, come del resto nei giorni scorsi, a far sì che questo accada.
Grazie Sindaco, questo insomma per ridimensionare un po' il tutto, questo giallo dei furbetti del vaccino che però effettivamente ci sono, ci ha detto il Sindaco. Chiudiamo con una nota di colore perché il Sindaco oggi ha, il Comune di Montesilvano insomma, ha omaggiato tutte le donne che sono venute a vaccinarsi con una piccola mimosa proprio in occasione di questa giornata internazionale della donna. Marina, se non hai altre notizie ti restituiamo la linea perché il TG deve andare avanti.